I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da TICMILE ed hanno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e TICMILE non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TICMILE, a meno che non sia stato specificato. L'avvertenza sul rischio: i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 72% e il 71% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con TICMILE UK LTD e TICMILE Europe LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, questo è il quinto webinar della sessione che abbiamo organizzato insieme a Tony. Non ci vediamo da una settimana sostanzialmente, quindi è l'ultimo appuntamento del mese di novembre, poi ce ne saranno altri due a dicembre, esattamente il 2 di dicembre e il 13. Con me ovviamente il mitico Tony Cioli Pubiani. Ciao Tony, come stai? Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, anche saluto con calore i paladini che sono qui venerdì sera, stanco, poi al nord almeno c'è un clima brutto, freddo, piove, scuro, grigio, le borse noiosissime, insomma, cerchiamo di tirarci su a vicenda, comunque è sempre un piacere. Ciao Giuseppe, buongiorno a tutti. Eh sì, un po' noiosi gli indici, soprattutto quelli europei, sono anche un po' in questo trading range, mentre quelli americani, Tony, restano sui massimi e vedevo quindi che io vi dico, ho riprovato nuovamente a shortare il DAX dopo gli stop loss presi nella settimana scorsa, però resta un po' lì sostanzialmente in questo trading range. Quindi Tony, un po' gli indici americani stanno anche snobbando la questione dell'impeachment con Trump. Ma guarda, sì, per me è tutto. È una borsa stranissima questa qui, una borsa veramente. È vero che i mercati sono differenti tutte le volte, tutti i periodi, e quindi non vorrei sembrare troppo scontato, troppo retorico, ecco il termine giusto, però indubbiamente. È una borsa che è poco divertente. È poco divertente. Hai scritto nel post, hai detto Tony, parleremo del FTSE MIB. Mi piace guardare il FTSE MIB, ma il FTSE MIB in questa settimana qui, diciamo, non ha anima. Cosa vuol dire che non ha anima? Nel senso, mi sembra, per quello che sto guardando io, il FTSE MIB, che è sballottato, non ha voglia di scendere perché l'inversione di un trend molto importante come quello a cui abbiamo assistito dai primi giorni di ottobre, diciamo, dopo i primi 3 giorni di ottobre che furono, o due, i primi 2 giorni, i primi 3 giorni, 2, 3, 4 ottobre che furono furibondi al ribasso, c'è stata questa salita appunto da 21.000 punti di FIB fino al 23.795 che abbiamo visto solo questo martedì, quindi parliamo addirittura di 2.780 punti fatti tutti di seguito e senza mai di fatto uno storno. E grosso modo è successo così anche al DAX. Adesso il DAX lo guardo ugualmente, però eravamo sotto i 12.000 punti, discretamente sotto, siamo arrivati a 13.300. E più o meno la figura del DAX è molto simile a quella dell'Italia. L'Italia ha questo 22.790 di FIB, 22.800 e qualcosina di indice o di CFD, 22.8, e il DAX ha questo 13.300. Quindi dire che adesso sono delle resistenze è ovvio perché ce lo insegna l'analisi tecnica, però era bello averle sapute qualche giorno prima.
Che dire? Per quello il mio commento, questi sono commenti da radiocronisti, nel senso che una volta che li vedi è più facile vederlo. Diciamo che per quello che riguarda l'Italia, ecco, è ritornato. Ovviamente quando si arriva a determinati livelli c'è stato un po' di storno, degli storni fatti in maniera strana, violenta, anche difficili da prendere, con dei rimbalzi importanti nel mentre, è tipo anche quello che abbiamo assistito l'altro ieri, insomma, e con un forte recupero finale. Anche ieri stesso avevamo visto addirittura 22.440 per ritornare a 22.560, 570 con una certa forza, ripiombare in after hour a 22.390 di minimo e per poi ritornare su un poco prima delle 20:30, quando finisce il derivato, stamattina apertura in gap perché è arrivato il tweet o qualcosa del genere degli americani che avevano chiuso benino, in più c'era il segno verde nei future. Solito discorso: partenza buona, poi metabolizzazione minimo. Questa volta abbiamo risentito il supporto che chiamerei nel FIBA 22-23 e 400, si è fermata a 425, forte recupero fino a quasi ai massimi, è uno schema un po' che si vede, e adesso si sta fermi qui. Però mentre dico tutte queste cose, sono più belle da dire che da vedere, perché alla fine è vero che c'è questo tipo di movimenti, ma sono movimenti non ampissimi, perché meno male tra minimo e massimo ci sono. Parliamo del FIB, 170 punti, che non è neanche pochissimo, ma sembra è sempre meno dell'1% di trading range. E per quello che riguarda il DAX, abbiamo un minimo notturno, credo, perché un minimo, adesso lo vado a vedere, non vorrei dire delle sciocchezze. No, il minimo l'abbiamo fatto, sì, l'abbiamo fatto, direi, lo vado a vedere, no, l'abbiamo fatto intorno a mezzogiorno, un po' di recupero, e adesso di nuovo che si sta lì a vedere se si ritorna sui minimi. E quello è lo schema che è stato in questi giorni. Cosa dire tecnicamente? Cosa posso provare a dire, non dico a insegnare, una parola forte, insegnare, che quando un trend è forte, non è che E nella logica dei mercati, non è che, non è che si esce dal trend dalla mattina alla sera se non c'è un market mover importante, una news, un dato preoccupante, un evento clamoroso, c'è un'inversione improvvisa. Il mercato, evidentemente, è abituato a salire, 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 e quindi al tempo stesso anche l'inversione è in presenza di dati negativi abbastanza importanti. Pensiamo cose che magari non interessano più, per carità, l'impeachment di Trump, pensiamo a quello che sta succedendo al nostro spread, che siamo arrivati addirittura a 175, lo spread vero, non quello di altri, perché lo spread vero è quello che è su Investitcom e non è quello che magari dicono le fonti, nel senso che ci sono due spread, c'è quello Mediaset, targato Mediaset, poi ce l'ha anche le fonti, poi c'ha anche la 7, che è uno spread di 7-8 punti in meno, ma quello vero, almeno secondo me quello vero, è quello che in Investing.com, o io ce l'ho nella piattaforma, io ce l'ho, adesso lo dico esattamente, di Rubank, adesso lo dico i Rubank, allora adesso ve lo dico subito, spread, ecco, in questo momento è 168,1, e questo dovrebbe essere lo spread vero. Ecco, con uno spread che da 130 scarso arriva fino a 175 stamattina, i tassi di interesse italiani che da meno 0,75 arrivano a 1,40, con il caso Ilva che forse fa saltare il governo, con un sacco di cose, diciamo che il mercato ha un'impostazione tecnica rialzista incontrovertibile, e quindi ha convinto molti operatori a rimanere in posizione o a tentare ulteriori allunghi possibili. E dall'altra parte, evidentemente, è fisiologico anche quel famoso storno che, al di fuori delle news che possono contare o non
possono contare a seconda poi dell'interpretazione, adesso secondo me contano meno di altre volte, indubbiamente al di fuori di questo c'è questa fase che può essere purtroppo interpretata in due maniere. Qualcuno giustamente dice attenzione, questo è un trend rialzista fortissimo, stiamo metabolizzando perché sostanzialmente questa settimana abbiamo visto un po' di incertezza, non abbiamo visto il continuo ripetersi dei record, almeno per quello che riguarda FTSE, MIB e DAX. E qualcun altro che dice no, attenzione, potrebbe esserci il segnale di inversione che attendiamo perché, ad esempio, per le motivazioni che ho apportato, come lo spread, per le motivazioni che anche potrebbero venire dalle prossime notizie, insomma, tutte le non sto a elencarle perché poi diventerei anche noioso. Fatto sta che alle 4 c'era un dato abbastanza importante americano, proprio mentre entravamo in collegamento, l'ho guardato, era le vendite al dettaglio, ci si attendeva un guadagno frazionale più 0,1, l'1 per 1000, e invece è stato invariato, per cui anche questo dato non ha portato segnali particolarmente positivi e neanche negativi, e si traccheggia. Vediamo qui adesso se vi do degli altri dati in diretta che potrebbero essere importanti tanto per avere il quadro di questa situazione qui. L'oro rimane un pochettino migliore degli ultimi prezzi, abbiamo visto dei minimi molto importanti, ha un po' reagito ma rimane a 1466, insomma oggi non ha continuato il recupero degli altri giorni, e quindi insomma questa è la situazione. Per quello che riguarda i mercati americani, oggi almeno fino a questo momento siamo nella stessa barca, perché ad esempio, ecco, sto guardando anche l'euro dollaro 1,10 e mezzo, oggi abbiamo il dollaro un pochino più debole. Ecco, per quello che riguarda il Nasdaq 100, ad esempio, è da stamattina che io vedo minimo 2,90 e massimo quello che ha fatto 300, addirittura ha fatto 3,20, me l'ha fatto in partenza, per cui veramente vedere un Nasdaq fermo su 15 punti, addirittura da 42 minuti con Wall Street aperto, è un caso abbastanza raro, per cui abbiamo questo mercato decisamente poco interessante, secondo me almeno è poco interessante, perché probabilmente c'è da una buona parte di operatori che cominciano a temere un fisiologico prese di posizione, gli shortisti si sono anche stancati, io conosco, me compreso, insomma, di stare lì a tentare degli short, bene o male, di soddisfazioni, ne prendi poche e se non ti accontenti ti pelano, perché bene o male rimbalza sempre, alla fine se uno rimane in posizione è torturato, perché vedi che scende anche oggi, uno scende, arriva lì, boom, 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 a 4,25, ma poi ti ritorna un attimo fa, ha fatto 5,70, parlo del FIB 23, 5,70, che è un massimo stamattina che sembrava ormai non più ripetibile, a 5,95, per cui questo minimo che ritorna sui massimi. È un'altra cosa che volevo far notare, che è strana, è come ci sia incoerenza, abbastanza incoerenza, tra i movimenti che fa, ad esempio, l'America con i movimenti dell'Italia, e questo lo notavo anche ieri. Improvvisamente l'Italia per conto suo un po' scende, indipendentemente magari dal recupero che sta facendo il Nasdaq, indipendentemente dal recupero che fa lo Standard & Poor's, eccetera, oppure ha degli allunghi magari mentre Nasdaq 100 scende di poco, parliamo di qualche punto, e questo mi fa pensare che l'interesse sia scarsissimo, ci siano solo qualcuno che tenta delle operazioni. Avevo chiamato quattro ragazzotti, avevo detto all'ultimo webinar, che se le danno tra di loro con dei giochini sui 30-40 punti, almeno questo è visibilissimo per me sul film, dove so com'è il gioco magari è violento di 20-30 film alla volta, poi
ti fanno dei piccoli rally per farti chiudere a chi è shortato, oppure lo stesso discorso quando se uno va lungo cercano in qualche modo di farlo chiudere portando giù in maniera importante il feedback, importante insomma a seconda dei punti di vista, a seconda dei lotti che uno ha, per farti un po' chiudere. Quindi fanno un po' questi giochini qui, rendendo indubbiamente il feedback poco interessante come idee. Come idee, che dire, in questo momento anche l'infraday io ho smesso, non ho grossi interessi, certo, può andare in genere, può ritornare, parliamo di FIB, può andare a 21, 480, 485, forse, se c'è qualche cosa di presa di beneficio importante in America, e come massimo può rivedere i massimi sul finale, 23, 580, 590, per cui è destinato a rimanere su un trading range massimo di 80-90 punti. Però a questo punto l'operatività evidentemente viene tarpata, perché se non c'è movimenti, se poi il movimento è casuale, come tipo di operatività, sono più i rischi che ti prendi che i benefici. Perché? Perché quando ci sono questi tipi di movimenti, magari ti accontenti di prendere 20-30 punti. Però se ti insaccano, magari ne perdi 60-70 e quindi vai a squilibrare il rapporto rischio-rendimento e sicuramente hai un trading molto ma molto poco efficiente. Ecco, almeno la vedo io così in questa situazione un po' balorda. Sì, in questa situazione adesso sto guardando delle altre cose. Sto notando, vedete anche che i titoli vanno un po' per conto loro, anche i titoli, non c'è quasi niente da segnalare questo venerdì, un po' del cavolo, non ci sono neanche guizzi particolari, c'è giusto qui Saipem che fa l'1,60%, ecco, per un titolo piccolo, eccetera. Anche lo stesso BTP, spread, euro-dollaro, ecco, c'è il dollaro un pochino debole, però insomma. Siamo in una situazione, Giuseppe, un po' così, di riflessione dei mercati su dei massi, ma è un classico, ma è un classico. Forse quindi sono un po' più toniche le valute, perché vedo un po' di movimenti euro-dollaro che è arrivato in area 1,1050, anche USDCAD ha mollato un po' dai massimi, e poi ci sono i cross euro-yen che sta spingendo in area 120 e 15. Ci sono un po' di domande, così Vai. dedichiamo un po' di tempo alle domande, visto che comunque i mercati, gli indici sono No, sì, abbastanza. se qualcuno ascolta così chieda, oggi è una giornata che vuoi che ti dica, forzerei, tanto la mia view non ottimistica, particolarmente ottimistica, la conoscete, anche se poi l'ultima volta ho detto, vabbè, arrendiamoci. Questa settimana, sinceramente, ecco, non è salita, non è scesa, non si è concluso niente. Se uno non è attento ai micro movimenti, sostanzialmente è un mercato fastidioso, è un mercato anche, cosa vuoi che dica? Direi delle cose che banali. Uno dico shorta, aspetti, però quanto? Dopo un po' uno si scoccia, si ricopre, insomma, grossi consigli proprio io non li vedo. Ovviamente la cautela per me è obbligatoria se uno vuole tentare degli shortini, però qui ritorna quasi la logica vecchia che sapevamo del tergicristallo, perché se vai a colpire su una discesa il recupero è quasi certo, e l'ha sempre fatto. Stesso discorso per l'acquisto: se vai a strappare in un movimento bello che sembra bello, spesso e volentieri poi torna indietro. Dimmi pure le domande. Eric fa una puntualizzazione sullo spread, sul discorso degli spread differenti tra le varie testate. Dice: i due spread sono rispettivamente di Reuters, usato anche da Investing, che dal 7 ottobre usa il nuovo BTP decennale, mentre l'altro, usato da molte testate giornalistiche, è quello di Bloomberg, e che quota 9 punti in meno al momento. Ah, che carino, grazie, ecco perché io l'avevo notato sta storia dei... lo noto quando ad esempio Mentana sulla 7 chiude il telegiornale mi dà 9 punti in meno, poi a un certo punto sentivo le fonti di TV
che costantemente mi danno 9 punti in meno, nella mia piattaforma sole 24 ore investing invece vedevo quello che ho sempre avuto, per cui c'è un BTP probabilmente rollato, probabilmente un BTP diverso, probabilmente inizierà già lui a usare il BTP. Credo che facciano riferimento ai future, credo che facciano riferimento ai future per un motivo. Questo lo spiego io, perché la mattina alle 8 comincia a essere quotato il future su BTP, la mattina alle 8. E da quel momento sappiamo che il cash, i future, il cash, cioè i BTP veri e propri, vengono quotati solo dopo le 9 e quindi rollando già il BTP alle 8 del mattino, io immagino che questo spread avvenga sul Bund e sul BTP per quello che riguarda lo spread di Italia e Germania, mentre ad esempio per altri paesi rispetto al decennale loro. Per cui la risposta è che qualche agenzia o qualcuno da Bloomberg mutua il BTP nuovo, mentre altri mantengono quello. Benissimo, grazie, grazie tantissimo di questo che hai detto. Grazie Eric. Allora, poi Antonio ti chiede, buonasera a tutti, volevo chiedere a Tony se segue il Russell e se lo segue perché è sempre meno forte degli altri indici americani. Allora, Segui. so ovviamente che cos'è, però è un indice che non seguo particolarmente, non ci ho mai operato, ogni tanto lo guardo. È un classico quello di chiedere il perché è un po' più debole e vado a cercare la memoria perché l'avevo trovata, perché poi quando uno mi fa le domande, eccetera, a volte le so di bella, a volte magari rimango con l'interrogativo e me la vado a studiare. Era una domanda che mi avevano fatto in un'altra occasione. E però non vorrei sbagliare, però il Russell non vorrei sbagliare dire una sciocchezza, però il Russell ha una composizione, un paniere di titoli con una capitalizzazione non importantissima, ecco, diciamo questo, con una composizione non importantissima. Allora, mentre noi siamo abituati a vedere il Nasdaq 100, perché il future è sul Nasdaq 100, dove protagonisti sono i FANG, essenzialmente, perché se vai a vedere la capitalizzazione dei primi titoli del Nasdaq, per cui cominciamo con Google, anzi con Apple, poi Google, Amazon, poi ci mettiamo dentro anche Facebook, poi ci mettiamo dentro anche Netflix, poi ci mettiamo dentro qualche altro titolo, vedrai che i primi titoli capitalizzano oltre il 50, i primi 4 titoli, 5 titoli capitalizzano il 50%. Dow Jones invece è un equal weight, cioè è ponderato, i titoli componenti il Dow Jones non hanno una ponderazione. Ognuno pesa esattamente come quell'altro. SP già va in maniera differente. L'SP va già in maniera differente perché sono 500 titoli, praticamente comprendono tutti i titoli di quelli che sono i più importanti del Nasdaq e del Dow Jones, adesso non so del Russell. Però la motivazione che detti a mio tempo, detti insomma, che avevo trovato, è che nei titoli, quando c'è un rally importante, quando c'è un rally importante degli indici, e questo rally ormai è definitivo, perché siamo sempre sui massimi storici, anche oggi abbiamo battuto nuovi massimi storici, no? Perché abbiamo visto 3.110 di Standard & Poor's, abbiamo visto addirittura 8.320 di Nasdaq. Quando ci sono, generalmente si va a acquisire i titoli ad alta capitalizzazione, cioè è un po' un classico perché sono quelli più liquidi, quelli che danno più garanzie, eccetera. Quindi il fatto che siamo in momenti di record probabilmente fa sì che vengano esaltate le percentuali e la composizione di quegli indici che hanno in sé maggiore importanza, perché bene o male i fondi o gli investitori vanno a continuare a comprare quelli grossi. E quindi apparentemente il Russell, che non ha grossi titoli al suo interno, viene
tra virgolette, penalizzato, o viene, diciamo più correttamente, meno esaltato da questo modo di fare degli investitori, che poi magari quando, semmai ci sarà un ribasso, perché forse non ci sarà mai nella vita, perché il Nasdaq, pensare a un ribasso sembra strano, però lo dico a livello didascalico, perché poi evidentemente uno andrà a aggredire in una fase molto orsa, andrà a aggredire sicuramente Apple, dovesse esserci un'azione di ribasso della speculazione, e i grandi titoli come Amazon o Facebook e Google, e probabilmente in quell'occasione, magari in quel periodo bruttissimo di un mese, andrete a vedere che Russell tenga. Faccio questa qui e chiudo questa risposta, perché mi sto ricordando pian pianino, perché queste domande me le fanno, ma ovviamente piano piano mi sto... che se voi andate a vedere quello che è successo a metà, dal metà di novembre dell'anno scorso, dal 15 novembre, cioè proprio un anno fa, fino al giorno di Santo Stefano, cioè fino al 24 di dicembre, che ci fu un rally orso molto importante, andate a vedere il Russell e vedrete che il Russell, adesso però mi ricordo qualcosa del genere, ha meno sottoperformato rispetto al Nasdaq 100, che il Nasdaq 100 prendeva delle botte del 2-3% alle volte, magari il Russell si fermava un bel mezzo o uno, e questa credo che sia la spiegazione più plausibile. Ok, quindi il discorso dovuto, visto che il Russell contiene le small cap, quando gli investitori, ovviamente l'interesse è più per le aziende più capitalizzate, quindi anche poi la fase orso va a colpire queste aziende piuttosto che... Sì, io adesso è chiaro che io ho fatto questa... A me non piace dare la notizia la prima cosa che mi viene in mente, per cui sicuramente me lo andrò anche a vedere, però... siccome era una domanda che mi avevo già fatto, magari ho memoria, andando a studiare la composizione del Russell, avevo notato questo, ecco, per cui se io mi vado a vedere a un anno, eccomelo qui, insomma. Sto facendo vedere anch'io adesso e credo di aver preso quello giusto, perché non ce l'abbiamo con TIC 1000 a 2249, Beh, non è proprio interessantissimo dal punto di vista grafico, però se è questo, poi magari... Ce ne sono due, c'è anche il Russell 2000, adesso poi... Infatti, quello è il Russell 2000, sì, dovrebbe essere questo. Comunque, chiede Davide se il Russell corrisponde al nostro mid cap, visto che comunque contiene le small cap, il Russell dovrebbe essere... Può darsi, cioè poi, non c'è una correlazione. Sul corso di Mi Record è arrivato anche un tweet da parte di Donald Trump proprio adesso, dove va a festeggiare il nuovo record storico e se la prende con il Partito Democratico e sulla caccia alle streghe, riferendosi all'impeachment. Ci sono altre domande, quindi diamo un po' di spazio alle domande. Allora, scusate se ci metto un po', ma ne sono diverse, quindi cerco di evitare quelle a cui abbiamo già risposto. Allora, Marco scrive: al nord tempo da lupi, sul FTSE MIB tempi cupi, aspettiamo il bel tempo e il ritorno sull'indice, un bello storno. E poi ti saluto. Caro Marco, sai, sì, questo dovrebbe essere... Però sì, anche in questi casi io non rischi di essere banale, nel senso che prima o poi, come dicono, l'orologio segna l'ora esatta due volte. Però, come fortunatamente questa volta ho detto l'ultima volta, dico, io ero short, tra l'altro, adesso non me lo ricordo bene in questi valori, però poi qualche cosa è sceso, abbiamo visto addirittura 3,90 ieri, insomma non dico che sia sceso, però almeno questa settimana, tenendo conto che martedì ha fatto fino a 22,790, questa settimana non è che sia stato travolgente, cioè c'è stato un po' un consolidamento degli indici, consolidamento però fatto bene, nel senso che non è stornato niente. Ecco, io sto guardando tra l'altro i valori appunto di lunedì 11, siamo partiti
esattamente a questi valori, un po' sul 23,4. Abbiamo fatto il rally il giorno dopo, mercoledì, poi siamo riscesi, ma siamo sostanzialmente agli stessi valori di venerdì scorso. Anzi, venerdì scorso, ad esempio, il FIB ha chiuso 23,5,35, in questo momento siamo a 23,5,40, per cui siamo esattamente al riferimento di venerdì scorso. Borsa invariata, già che ci siamo, diamo anche il DAX, ecco, stesso discorso, e anche il DAX, io sto notando che siamo, forse era qualche punto in più, venerdì ha chiuso intorno, vediamola, così, no, ha chiuso uguale, sì, era un po' più alto, sono sincero, perché alle 10 di sera ho chiuso il venerdì sera a 12.357 e adesso siamo a 13.357, adesso 257, adesso siamo a 13.910, niente di particolare, ecco. Indici stanchi, stanchi, però sostanzialmente sui valori di venerdì scorso, un po' meno il DAX, l'Italia è uguale, mentre ad esempio il Nasdaq 100 invece no, aveva già sfiorato gli 8.300 punti, adesso siamo a 8.310, però insomma qualcosina in più, però sai, è normale che anche i record vengano battuti di pochi punti di volta in volta, insomma. Ok, allora il sentiment in chat è più che altro di un'aspettativa di uno storno forte del mercato, però in realtà si continua a salire. È da ottobre che io leggo un po' di analisi in cui si aspettano sempre dei ribassi, però Alessandro dice un po' una voce fuori dal coro, Tony, ti aspetti un rally natalizio per la fine dell'anno? Beh, lui immagino che parli di rally rialzista in genere, perché rally di Natale, no, perché ormai rally, ti aspetti un rally natalizio, dipende da che senso. Ma guarda, il rally di Natale classico, secondo me, è partito magari un po' anticipato, perché lascia perdere questa settimana dove si è metabolizzato, ma sostanzialmente non si è sceso niente, non si è sceso niente, siamo a. Ripeto, eravamo a 23,545 venerdì scorso, siamo a 23,545 anche oggi, e addirittura gli altri indici come il Nasdaq hanno fatto nuovi massimi storici. Però è vero che venivamo da un precedente a lungo, ma secondo me io non sono di quelli che credono più di tanto alle ritualità, cioè le ritualità ex post, uno fa dei ragionamenti, va a vedere gli ultimi anni e si dice rally di Natale. A ben vedere, ad esempio, l'anno scorso ci fu un rally molto strano, perché ci fu un bombardamento che partì da metà novembre fino al giorno di Natale, massacrante, altro si rideva, erano giornate proprio pesantissime, pesantissime, dove addirittura il Nasdaq 100 è arrivato a 5.810 di minimo la mattina di Santo Stefano, e aveva già visto 7.000, insomma, per cui altro che rally di Natale. E poi dopo invece c'è stato il grande rimontone che fa sì che le performance del 2019 siano elevatissime. Questa è la verità. Secondo me, insomma, visto che secondo me un rally di Natale è abbastanza improbabile, cioè ci può essere una prosecuzione, un mantenimento, un lieve miglioramento di questi prezzi, però parlare di rally di Natale in maniera coerente vorrebbe dire, ad esempio, arrivare su 25.000 di indice FTSE MIB, ecco, un rally di Natale serio, almeno 25.000, che sarebbero 1.400 punti, per un altro 6-7%. È chiaro che a vederlo così, parrebbe, a vederlo, FTSE MIB, insomma, sta andando proprio anche dal punto di vista tecnico in questo tipo di direzione, perché anche quando metabolizza lo storno, lo metabolizza in maniera composta. Le banche non stornano più, anche quando lo spread crolla o sale, cioè arriva da 130, si porta a 170,
non succede niente. Per cui, se uno vuole, dal punto di vista puramente tecnico di quello che fa vedere, potrebbe, no, non è da escludere. Però, al di fuori di questo, i mercati poi quando convincono tutti, alla fine poi fanno come gli pare. Io, dal mio punto di vista, non vedo neanche, proprio se devo essere sincera, al di fuori del cuore, non vedo neanche più questo grosso stormo, perché è una compostezza importante, per cui non mi aspetto assolutamente un crollo. Però, ripeto, da 23,5, regaliamo 20, come ho detto lunedì, che abbiamo fatto lunedì, che eravamo più o meno a questi valori, tra i due punterei più al 23.000 tondo che al 24, però la mia idea vale circa 50-50, insomma, sono sincero, se ho un'idea che poi posso sbagliare ugualmente, la dico, la spiego nel dettaglio e mi diverto, eccetera. In questo caso qui avere un'idea precisa, secondo me non lo è da nessuno, da parte di nessuno, se non quelli che sanno i cicli, gli angoli, tutte quelle storie lì, che io non me ne intendo, però andrebbero appunto segnate e verificate, come ho fatto io con quel bravo trader invece che 2 settimane fa chiamò quasi un record del DAX a 13.550 punti, 13.600, eravamo a 12,8, ho detto no, dai, è troppo. E invece, insomma, ha avuto quasi, sta avendo quasi ragione, perché oltre metà strada l'abbiamo fatta. Per cui, vedi, quel signore che scrisse: ma arriviamo al record storico entro l'anno, entro dicembre, adesso Probabilità. ha aumentato notevolmente le possibilità di farlo, perché qui manca un 4%, insomma, non, diciamo che almeno 50% di possibilità di arrivare a un nuovo record del DAX entro la fine del 2019, non di più, però un 50% gliele diamo tutte. Esatto, ho fatto vedere anche un po' il discorso che hai fatto sugli indici dell'anno scorso su Natale. Facendo vedere appunto i minimi sul Nasdaq che sul FTSE MIB, in effetti non c'è stato il rally, però c'è stato un bel regalo di Natale per chi è riuscito poi a comprare e a tenere le posizioni per tutto l'anno, perché Bravissimo, sì, regalo di Natale. Però vedi, ecco cosa possiamo insegnare. Purtroppo nella dialettica dei mercati, se uno vuole fare il furbo, se uno vuole fare il furbo, però poi viene beccato, lo fa sempre, perché uno può dire, appunto, trucco più classico, il mercato è decisamente bello, mi aspetto ancora delle progressioni, però in questo momento è un po' caro, farei prudenza e molto prudentemente occhio a monitorare questa zona. Ecco, se dici così, come fai a essere attaccato da qualcuno? Dici così, allora se sale, l'avevo detto che il mercato è bellissimo, è impostato benissimo, ogni occasione di storno è un recupero, va sempre su, il quantitative easing, è così. Se va giù, dice, però avevo detto attenzione, monitorare con attenzione quel livello, ha bucato quel livello, e grazie che se scende un livello lo buca, è matematico. Per cui ci sono delle frasi fatte in questo mondo dove uno furbescamente a chi è ignaro e chi non gioca, cioè a chi sente basta perché si diverte a segnare, può fregarlo. E io questo l'ho imparato sentendo tante, tante volte, quando magari non ero noto pubblicamente, tanti discorsi del cavolo. Per cui questo oggi insegniamo, siamo attenti. È evidente che io a volte, come sapete, ho delle idee che posso prendere benissimo, come scagliarle. E le dico, non ho paura, e le ho anche sbagliate, perché io mi ricordo a giugno che c'era Banca Intesa che era sul 2,6, 2,5, davo target 1,72, e poi invece è arrivata 1,80, 1,81, dopo un po', insomma, poi alla fine, con il grande recupero di tutte le borse, la stessa Banca Intesa non ha mai, sostanzialmente non ha fare comprarla, anche se poi non ha volato, ad esempio, oppure le stesse banche, insomma, non hanno fatto schifo. Però è anche vero che se mi dicevi,
che c'era il Nasdaq che arrivava a 8.003, che il Dow Jones arrivava a 3.110, che il Nasdaq ritornava e che il DAX ritornava sui massimi storici. E grazie, anche io avrei puntato sul rialzo di qualche intesa. Quello che conta è anche vedere la forza relativa. E quindi su questo puoi giocare quello che ti pare. La forza relativa dei bancari è rimasta normale, non è che ho visto sti grandi recuperi, per cui dal mio punto di vista il discorso potrebbe ancora avere senso, questo per dire. Altri titoli invece sono letteralmente volati, di capitalizzazione importante, come l'Enel, ad esempio, che l'anno scorso valeva 5,40 addirittura, e oggi te la trovi a 7 euro e ha staccato due acconti di dividendi, due dividendi per un totale di 25-26 centesimi, per cui saremmo oltre 7 euro. Altri titoli come Ferrari, come Azimut, come Poste Italiane, come Unipol, non se ne parla, ma l'Unipol ha un andamento impressionante e ha fatto tantissimo. Le banche, sono sincero, è vero che bene o male il suo 15% l'hanno fatto 10, neanche troppo, 10-15% rispetto ai 2 euro, però tutto sommato in un rally così non è che da dire che era l'oro del reno. Ecco, tutto sommato direi questo. Ottimo, allora Tony, ci sono altre due domande, abbiamo gli ultimi 5 minuti. Luigi, allora c'è una, poi un'altra un po' più tecnica. Allora Luigi chiede, però Tony, se tiene questi massimi con pochi volumi, chi compra questi prezzi? È forte o incosciente? E poi Giovanni sulle Lo so, S&P. dai, dimmi Giovanni anche. Vediamo, allora, l'S&P è sotto il lato alto del canale crescente in essere dal 3 giugno del 2019. La chiusura di oggi andrà attentamente valutata se in chiusura prevarranno le vendite. Allora, mi vado a prendere intanto l'S&P. Sì, ha detto cose giuste, tutte e due ha detto delle cose giuste dal punto di vista tecnico, perché il primo fa riferimento che al fatto che un indice forte o che rimane sui massimi di periodo come il FTSE MIB, se questi posizionano e raggiunge con dei volumi scarsi, il test è meno efficace. Allora, questo è anche vero, però è anche vero che se ci sono pochi compratori, ci sono anche pochi venditori, oppure quello che penso io, che la speculazione ribassista l'hanno massacrata e quindi o ha finito i soldi o si astiene, pure io sono abbastanza stanco, non mi metto lì molto volentieri a shortarla ancora così, intanto anzi faccio delle cose avare, se prendo 30-40 punti lo prendo, poi aspetti un po', glielo ridai e poi insomma è un po' così, per cui è il mercato che funziona proprio così. E il fatto stesso che anche queste domande, no, siano un po' del mio orientamento, magari li ho influenzati io, però vedano questi rischi e questi rischi sono percepiti da tutti in maniera anche giusta, mi lascia deporre il fatto che per arrivare a un bello storno ne passerà ancora del tempo, perché se l'idea nostra, io mi metto per prima, è quello che debba mollare qualche cosa velocemente, il mercato azionario ha dei meccanismi tali, non è che ti prendano in giro, non è che c'è la mano invisibile che ti mette a posto, ma è proprio una questione di meccanismi automatici, cioè se io spero che scenda, tu speri che scenda, l'altro spera che scenda, l'altro è short, vuol dire che qualcuno innanzitutto a sorpresa ha comprato, che non è un cretino, perché se ha comprato quando tutti pensiamo che scenda, evidentemente sa lui il motivo ed è più bravo di noi. E al tempo stesso noi abbiamo il desiderio che scenda, per cui siamo propulsori, di acquisti, perché quando uno è short può fare solo una cosa, comprare. E quindi i nostri desideri di fatto procurano nei fatti un qualche cosa di opposto sui mercati, perché io se scendo un po' cosa faccio? C'è un fibbino, lo dreno, e quindi noi abbiamo i nostri desideri che sono in contrapposizione a quello che siamo per il mercato, e noi gli shortisti sono dei potenziali compratori perché possono solo comprare.
Evidentemente questo discorso vuol dire quando uno dice sono tutti short, allora si sale, uno crede che si dica per ridere, però sono dei meccanismi tecnici per cui succede proprio così, così come quando c'è euforia e tutti, no, adesso si arriva a 30.000, ma io non ne sento tanto, adesso c'è il rally di Natale, me lo dicono in 100. Se lo dicono in tutti, tutti gli opinionisti cominciano a dire parte il rally di Natale, parte il rally di Natale, parte il rally di Natale, nel rally di Natale non c'è. Come a fine dell'anno scorso, e me lo ricordo io, magari io ero stato più bravo, a fine dell'anno scorso erano tutti negativissimi, tutti, tutti. Io feci un post rialzista, vennero in 100, ma devi seguire il trend, ma in qui l'Italia morirà, qui siamo alla fine del mondo. È così, è il mondo dei mercati, insomma. Sì, io mi ricordo l'anno scorso di aver letto un'analisi di un analista che dava il FTSE MIBA a 8.000. Ma sì, ce n'era quanti ne vuoi. Io fe feci un post rialzista perché io dicevo: ma no, cerchiamo di sfruttare queste occasioni. Non finivo più quel post, poi l'ho smesso, poi l'ho tolto, l'ho smesso perché offendevano, ma no, qui non vedi, ma che cacchio dici, qui siamo alla fine, la Commissione, l'Europa, qui si esce dall'euro con Salvini, è il governo, e qui ci fa la multa, e qui e là le occasioni, ma stai scherzando, e poi target 8.000, 12.000, 13.000, tutte queste cagate qui. E poi si è solo saliti. In questo momento c'è troppi ribassisti, bisogna che un pochettino calino e poi si scende. Purtroppo sì. Tra l'altro, appunto, l'analisi retail da ancora oltre, se prendiamo solo il Nasdaq, se riesco a vederla, siamo al 90% ancora short, quindi gli stessi livelli degli altri giorni. Va bene, allora, ci sono altre domande, però Dai, potrei. fammene una veloce, dai, tanto. Allora, ti chiedono su Saipem, riguardo la fusione, due chiacchiere, su Saipem, anche se è comunque un po' fuori dalla logica degli indici, se vuoi rispondere giusto Andrea, e poi gli altri erano un po' comunque ripetitive come domande, quindi direi che magari chiudiamo due paroline su Saipem. Ma Saipem, per carità, è un po'. Saipem, posso dire, lo conosco, ci ho anche operato, un titolo che conosco, ecco, per cui ne parlo. Saipem, qualche anno fa, non tanti, tanto tempo fa, ma Saipem, solo credo nel 2016 o addirittura 2015, 2016, costava tra 27 e 30 euro, 31, ed è quella lì, sostanzialmente, ed era considerato, sai quei titoli belli, belli, gioielli, tipo adesso Poste Italiane, tipo adesso Ferrari, tipo Moncler, sai come era questo? E improvvisamente cominciava a scendere, e c'era tutti che facevamo sto giro, quando, era come l'Eni a 12, sì, quando andava a 27 la compravi, stavi lì, aspettavi un paio di settimane, facevi 28, 27, 28, 27, e poi ne parlavano tutti bene. Poi venne un momento in cui in due giornali, bom, 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 badapam, badapam, arrivarono da Saipem da 27 a 18, poi da 18 andò a 13, 14, eppure dicevano: no, è tutto bene, insomma. Morale, ti hanno piantato un aumento di capitale estremamente dilutivo dopo un po', e questo aumento di capitale, che credo sia di 3 anni fa, ha avuto alla fine la negoziazione dei diritti a zero, zero, siccome c'era il consorzio di garanzia, l'anno che garantiva determinati acquisti, sui 2 euro, questa stessa Saipem. Le comprarono quelli del consorzio garanzia, poi rimase tra 1,90, 2, 2,10 un po' di tempo, e poi pian pianino è salito abbastanza bene. E questa è la storia di Saipem. Questi titoli che hanno queste storie un po' travagliate, generalmente non ritornano più ai vecchi fasti, per cui anche se a questi prezzi lui ha visto 5 euro, 4 euro, 5 euro, adesso un po' lo tirano, eccetera. Però per quello che mi riguarda, Saipem è un titolo che va preso sui 3,80, 4, 4,10 al massimo.
Perché poi fa questo pendolo, la fa sempre questo tipo di movimenti. Pensare che Saipem sia, ecco, adesso me lo sto guardando anch'io, ecco, vedo che saliva, vedete che a novembre dell'anno scorso bucò i 4. Pensare che la Saipem abbia talmente potenziale da superare fammi vedere, perché me la devo riguardare anch'io, voglio dare dei valori precisi. Arrivo, eccolo qui. Ecco, vedete qua 3,70 come massimo, 3 mesi, 5, vedete questo rally, 5, 3, 4. Ecco, io vedo un supporto chiarissimo, chiarissimo, con 1, 2, 3, un triplo minimo a 4 euro, 4,10. Adesso c'è una gambetta rialzista, avendo una view leggermente ribassista, per quello che mi riguarda, Saipem può ritornare a 4,80, non credo di più. Io aspetterei ancora un po' e spererei di comprarla su 4,10, 4,15, anticipiamo un po', però risparmierei una ventina di tick, per cui risparmierei almeno un 5% su questi valori qui, perché poi se scende la borsa anche lui un bel giorno fa meno 3, meno 4, meno 2 e per me ci va. Per quel potenziale di aggregazione sono storie, a volte poi si aggregano come è successo alla Fiat, a volte non se ne fa niente e via così. Per cui sono cose ovviamente che non posso sapere, però abbiamo visto quante false partenze abbiamo visto di Telecom. Ad esempio, sul fatto che il fondo americano potrebbe fare questo e quest'altro, e alla fine chi l'ha preso in rally è sempre rimasto fregato. Per quello che riguarda Saipem, è un prezzo ancora estremamente nei ranghi, non è un prezzo scappato via. Se a lui piace, può anche tenerla adesso. Però per me a 4,80-4,90, se dovesse arrivarci, io la darei via sempre. Vabbè, ok, quindi abbiamo risposto anche su Saipem. Io direi di chiudere, però vi voglio ricordare un webinar di questa sera alle 19 con Sergei Magalà. Parleremo di sistemi di trading automatici, però se il buon Sergei ha detto che dirà una citazione, userà una tua citazione, Tony, quindi sono curioso Non lo di sapere. so qual è, non lo so. Quindi se siete curiosi iscrivetevi al webinar di questa sera. E poi un altro evento che mi stavo nuovamente dimenticando, Tony, è quello del 27 novembre insieme al Palazzo Stelline di Milano, dove l'ETF di Milano, appunto, versione invernale, ci saremo io e Tony durante l'ora dell'apertura di Wall Street e parleremo di un po' di retail, di come opera sostanzialmente un trader. Retail. Quindi se siete dalle parti di Milano il 27 di novembre venite a trovarci. Allora, grazie a tutti e vi auguro un buon weekend. Grazie Tony. E Grazie a voi. noi ci vediamo Tony poi oltre a quello del live del 27 di novembre, il prossimo, il 2 di dicembre. Vi ricordo sempre che se già siete iscritti a questo non bisogna reiscriversi a quello del 2 dicembre, che è un lunedì alle 8:45. Ok, Giovanni già scrive che ci vedremo a Milano, sarà un piacere Giovanni. Grazie a tutti e buon weekend e buona serata. Grazie.